Ciao ragazzi, oggi video ricetta veramente velocissima. Ho cucinato dei pizzoccheri che sono un tipo di pasta che a me piace molto, in una versione non proprio classica. E niente, spero vi piaccia e fatemi sapere nei commenti se anche voi amate questo tipo di pasta come me. Per la realizzazione della ricetta quindi ci servono i pizzoccheri, io ne ho utilizzati 300 grammi perché eravamo in tre, poi della cicoria, due patate dolci, anche se in realtà ne ho messa poi alla fine solamente una perché mi sembrava sufficiente, dell'asiago da sciogliere sopra e dell'aglio in polvere. Partiamo quindi occupandoci delle patate dolci. Inizialmente le puliamo dalla buccia, dopodiché le tagliamo in tocchettini piuttosto piccoli. E dopo aver lavato la cicoria, facciamo lo stesso anche con questa. Mettiamo sul fuoco una pentola con abbondante acqua che poi andremo a salare e ci occupiamo dell'asiago. Quindi io qui semplicemente ho tolto la buccia esterna e l'ho tagliato in piccole parti. Una volta che l'acqua bolle, aggiungiamo le patate dolci e mettiamo sul fuoco per circa 5 minuti. Trascorso poi questo tempo, incorporiamo anche i pizzoccheri e cuociamo insieme per 12-15 minuti. Mettiamo poi la cicoria in una padella con un po' di olio e un po' di aglio e cuociamo a fuoco vivo per 5-10 minuti. Una volta poi che tutti gli ingredienti sono ben cotti, semplicemente dobbiamo assemblarli all'interno di una pirofila. Quindi alterniamo uno strato di pizzoccheri e patate, un po' di cicoria, l'asiago, un pochino di olio e l'aglio. E facciamo così finché non abbiamo terminato tutti gli ingredienti. Dopodiché li mettiamo in forno per una decina di minuti fino a formare una crosticina. Serviamo poi i nostri pizzoccheri belli caldi e sono davvero secondo me un piatto molto gustoso ed è un'alternativa insomma alla versione classica dei pizzoccheri con patate e spinaci. Quindi io spero che questa video ricetta vi sia piaciuta, fatemi sapere se anche voi siete ghiotti di pizzoccheri come me oppure se avete altre ricette da consigliarmi. A presto, ciao ciao!